Quindi come avvengono le decisioni, come vengono prese le decisioni all'interno del multifactor? Perché ci sono una serie di elementi che vanno integrati, no? C'è da un lato l'idea che il luogo supremo nel quale vengono prese le decisioni, il luogo decisionale più alto è l'assemblea dei soci, dove tutti i soci si ritrovano. Poi, nel caso di qui sia un'associazione che gestisce la Multifactory, l'assemblea dei soci, comunque chiamano plenum, insomma, il momento in cui tutti i soci si trovano. Però poi dopo si è parlato anche di duocrasi, quindi il fatto che ciascun singolo socio ha la possibilità di fare in prima persona, quindi prendere la decisione in maniera autonoma, situazionale. E poi c'è l'altro elemento, e cioè che per legge le associazioni devono avere una struttura composta da un consiglio direttivo dove c'è un presidente e alcune delle decisioni sono necessariamente in capo a questa struttura. Che attenzione, non è una struttura decisionale, è una struttura tipo applicativo. Ora, per capire bene come questo funziona, bisogna avere chiaro qual è il principio ispiratore del multifattore. Il principio ispiratore del multifattore è una realtà a governance orizzontale. Governance orizzontale significa che non esiste una classica struttura piramidale, non esiste una scala di potere, non esiste qualcuno che ha più potere di un altro, una struttura orizzontale. Orizzontale significa che ciascun socio, ciascun membro ha le stesse potenzialità degli altri. Attenzione, le stesse potenzialità. Queste potenzialità, per diventare atto decisionale, richiedono principalmente una cosa: la volontà di impegnarsi del socio. E cioè, ciascun socio ha di default, di base, la potenzialità di essere un attore in prima persona. Che questa potenzialità diventi la reale, effettiva capacità di mettere in atto delle decisioni non per conto di tutti, dipende da quanto il socio ha intenzione di impegnarsi e di quanto del proprio tempo, della propria fatica, del proprio cervello vuole mettere dentro alla Multifactory. Cosa significa questo? Significa che banalmente qualunque decisione, in qualunque ambito della vita, ma in Multifactory Multifattore, insomma, deve essere una decisione che parte dalla raccolta di informazioni, deve essere una decisione informata. Io ho bisogno di sapere delle cose e per sapere queste cose io devo studiarle, devo impegnarmi. Nel caso di una Multifattory, alcune decisioni, che sono decisioni che hanno un impatto sul conto economico della Multifattory stessa, è ovvio che, ad esempio, richiedono in maniera molto precisa la conoscenza di cosa c'è in cassa, cosa non c'è in cassa, se ci sono delle posizioni di sofferenza che qualcuno non riesce a pagare, quali sono le spese correnti, quali sono le spese ordinarie, quali sono delle possibili investimenti a fare in futuro. Cioè, bisogna avere il quadro completo. Per avere il quadro completo io mi devo impegnare, devo utilizzare le mie risorse per capire queste cose, per entrare dentro. Se ho queste conoscenze, allora posso trasformare la mia potenzialità di prendere decisioni in un atto. E questo perché? Questo è sufficiente perché in quel caso la mia decisione ha un impatto su tutti quanti, quindi deve essere una decisione che parte da una conoscenza e che poi dopo deve essere anche validata da chi? Da tutti gli altri soci. È chiaro che il luogo principale rimane sempre comunque l'assemblea dei soci. Tutto succede all'assemblea dei soci, con alcuni limiti però, perché se tutte le decisioni, che quelle quotidiane, venissero prese all'assemblea dei soci, alla fine l'assemblea sarebbero una sequela infinita di piccole decisioni, che tipo di carta igienica comprare, quale sapone comprare, e questo toglierebbe spazio ed energia delle decisioni, magari anche più, non dico importanti, ma più di ampio respiro, perché anche la carta igienica è importante, però alcune cose richiedono più discussioni più approfondite. Quindi, attraverso lo strumento della duocrasi, cosa succede? Succede che ciascuno
Ciascun socio, ciascun membro può rispondere a queste esigenze semplici in maniera semplice e veloce in propria persona, lavorando. Quindi, manca la carta igienica, la compro, devo scegliere quale sapone prendere, lo compro. Ispirandosi per che cosa? Innanzitutto ispirandosi a dei principi base che sono stati stabiliti in assemblea. Se l'assemblea dei soci decide che per la consapevolezza ecologica dei soci stessi tutti i detersivi devono essere 100% bio, ad esempio 100% biodegradabili, devono essere ecologici, quando vado a comprare il sapone per piatti sarò tenuto a comprare un sapone per piatti biologico, perché il mio ambito di decisionalità non può scavalcare un ambito di decisionalità più grande che è quello dell'intera assemblea dei soci. Nel frattempo però alcune decisioni richiedono delle profonde integrazioni con le strategie di lungo periodo, e queste necessariamente sono conoscenze, conoscenze derivanti da chi queste strategie di lungo periodo le segue, e le segue in maniera quotidiana. E chi le segue? Le segue chi decide di impegnarsi in maniera strutturale, ad esempio entrando a far parte del direttivo. Quindi il direttivo non è un organismo che sta sopra gli altri soci, è un organismo fatto a soci che valgono esattamente quanto gli altri soci, ma che si mettono a disposizione per seguire in maniera strutturata alcune questioni che sono tipicamente i rapporti con le istituzioni, i rapporti con la proprietà, la manutenzione dei locali, gli investimenti da fare, cose quindi che si estendono nel corso degli anni. Entro forte il direttivo perché dentro il direttivo queste cose qua vengono gestite. Chiunque può entrare a far parte del direttivo, a patto chiaramente che abbia la fiducia degli altri soci. Se entra a far parte del direttivo, quindi necessariamente non saprò delle cose in più degli altri, ma saprò bene come a determinati risultati si è arrivati. Perché? Semplicemente per essere stato quello che questi risultati li ha conseguiti. Ecco allora che quando poi il direttivo parla di che cosa è stato fatto e lo trasferisce all'assemblea dei soci, in maniera tale che i soci possano poi dare la propria opinione e decidere, è assolutamente normale che il membro del direttivo porti i risultati che sono conseguiti. In qualche modo sono dei risultati che sono già predigeriti, ma semplicemente perché se per arrivare a un accordo con la proprietà ci sono voluti 18 incontri, poi arrivo a presentare l'accordo con la proprietà per farlo ratificare all'assemblea, dico siamo arrivati a questo accordo. Posso anche spiegare il come, ma è ovvio che chi ha partecipato a magari 40-50 ore di discussione conosca la questione un pochino meglio di chi invece ne ha sentito parlare solo in assemblea. Ma questo non perché chi ha partecipato alla discussione sia migliore o sia in posizione più alta, semplicemente che l'ha fatto. Quindi ha trasformato una potenzialità, la potenzialità di tutti i soci di avere relazioni con la proprietà, in un atto tratto con la proprietà attraverso che cosa? Attraverso il proprio impegno. Divento membro direttivo. È chiaro che se la duocracy significasse semplicemente che chiunque dice ma oggi guarda mi sveglio col piano storto, chiamo la proprietà e ci litigano bei tutti, questo non sarebbe possibile, perché questo qua porterebbe soltanto una serie di danni all'associazione. È chiaro che l'associazione, la multifactory, deve interagire con l'esterno in maniera strutturata, in maniera organica, in maniera ordinata. A volte quindi sembra che ci siano dei luoghi che sono a porte chiuse. Ecco, il punto è, le porte di quei luoghi non sono chiuse. Le porte di quei luoghi, il direttivo, le commissioni, sono aperte a tutti, a patto che chi ci entra sia, uno, riconosciuto un rappresentante da parte dell'assemblea, quindi degli altri soci, due, si impegni in maniera strutturale e costante all'interno di quelle, una volta che è entrato dentro quelle porte. Se io sono un socio che non vuole impegnarsi nel direttivo, non è sempre presente un giorno ci sono,
Faccio polemica giusto perché ogni tanto vedo quello che non funziona e mi diverto a dire che non funziona. Ecco, poi non posso dire, ma qualcun altro ha deciso per me, perché non è così. Non è così. Duocrasi significa io posso fare limitatamente a quello che è il mio ambito. Ciascun socio può decidere quale carta igienica comprare. Ciascun socio può decidere di entrare nel direttivo nei modi e nei tempi stabiliti. Nel momento in cui sono direttivo, io chiaramente saprò delle cosine in più, ma le so in più non perché ho raggiunto posizioni di privilegio, ma semplicemente perché ho deciso di impegnarmi a favore della collettività. E quindi, essendo dentro a una struttura che più delle altre si occupa di alcune faccende, alla fine ne saprò un pochino di più.